Benvenuti, buongiorno a tutti. Direi prima di tutto grazie Ciro per questa presentazione, ma soprattutto per aver accettato i tuoi numerosi impegni, anche insomma professionali, il tuo ruolo, e averti come moderatore per noi ci riempie di onore, quindi grazie veramente di cuore. È un evento veramente straordinario, emozionante per tanti punti di vista, ma soprattutto, come sapete, perché questo evento l'abbiamo voluto dedicare a un grande della medicina, a un carissimo amico, a un maestro di tanti medici, che è Sergio Stagnaro. Penso che Sergio Stagnaro abbia contribuito, e poi lo vedremo con il tributo a lui tra poco, con il ricordo di lui attraverso l'eredità che lui ha lasciato con i suoi lavori, la sua intuizione, la sua grande capacità di donare sapienza, conoscenza. Vedremo attraverso la moglie Marina e il suo insomma allievo, ma anche insomma quello che poi ha preso l'eredità e poi ci racconterà la sua storia, Mario Siniscalchi, e poi tutti i medici che lo hanno conosciuto e sono stati a lui vicino. Devo dire che ho avuto la fortuna di conoscerlo nel 2009 al famoso incontro di nascita della società di semiotica biofisica quantistica. E quindi è giusto che oggi dedichiamo questa giornata, e ci sono tanti suoi amici qui, tante persone che hanno avuto l'onore, ma anche il messaggio straordinario che lui portava avanti sulla vera prevenzione preprimaria delle malattie. E oggi è anche un evento straordinario, importante. Ho chiesto l'aiuto della mia amica anche Simona, perché ho bisogno di te, come ti avevo chiesto oggi, anche almeno anche Ciro lo può fare, ma per tradurre il mio amico. Cosa possiamo fare oggi? Possiamo condividere, contribuire e riuscire a portare avanti un concetto importante, che se noi non ci prendiamo a cura della prevenzione, dell'informazione, del creare cultura attraverso non solo un sano stile di vita, che è fondamentale, ma quelli che hanno e fanno e seguono un sano stile di vita, ma si ammalano lo stesso e muoiono lo stesso. Perché? Perché tutte queste cose trasversali che io sento dire da voi, maestri, medici straordinari, con queste migliaia e migliaia di ricerche scientifiche che io leggo, perché sono appassionato, no? E ogni tanto mando ricerca a lui. Sì, ma la conosco, perché voglio dire, non conosce un professore quello che accade. Ma perché poi, comunque, nonostante tutto, nonostante i farmaci, nonostante le terapie, nonostante, a un certo punto o si mantiene malato una persona, oppure questa persona, poi molte persone, nonostante il sano stile di vita e nonostante anche certi farmaci, alla fine se ne vanno, sì o no? Cos'è che può fare veramente la differenza? E allora penso che oggi dobbiamo non dire che è sbagliata una cosa e giusta un'altra, ma dobbiamo avere la consapevolezza di unire le forze, unire i puntini, unire, creare un'alleanza di cervelli che possa veramente
fare qualcosa per le future generazioni. Ieri abbiamo fatto un congresso con 300 persone, lo sapete, sull'epigenetica, sul ruolo dell'epigenetica. E oggi dedichiamo questo evento a qualcosa di molto più importante, di cui parlano pochissime persone da un punto di vista di prevenzione, che è la funzionalità cellulare, la salute delle nostre cellule, la salute dei nostri mitocondri, la salute del DNA mitocondriale, i reali rischi congeniti, le costituzioni congenite. Ed è questo che dovremmo parlare in un approccio clinico mirato a aiutare le persone a evitare la sofferenza, perché quando ci si ammala poi è troppo tardi.